disciplina o incontro con Del Rosso, qual è l'esito? Ma guardi, abbiamo avuto l'occasione per chiarirci, perché al di là delle dichiarazioni qui mancavano i fatti, e i fatti dimostrano un ritardo peccaminoso del governo, della politica, della regione Campania. E venendo meno il presupposto concreto, cioè i finanziamenti pubblici, ci sono dei ritardi per l'ammodernamento tecnologico della nostra fabbrica. Questo tradotto in cifre significa che 280 persone sono ancora fuori in cassa integrazione anticipata con 500 euro netti al mese. Gli abbiamo detto a Del Rosso che deve fare uno sforzo supplementare per i prossimi 3 mesi, perché nel frattempo la cassa sarà approvata, deve anticipare gli 800 euro della cassa piena, perché questo consentirà di nuovo di fare un percorso di alleanza comune, perché noi puntiamo a riaprire la fabbrica con dentro i lavoratori, e i ritardi nella applicazione del piano industriale sono evidenti. Lui si è preso, come dire, questa responsabilità, e in più abbiamo rifatto un patto di alleanza ovviamente mantenendo le rispettive autonomie dei ruoli. Io gli ho detto: a questo punto andiamo da Caldoro, perché la regione Campania non può ignorare che ci sia e che c'è in questa provincia un'industria che potrebbe produrre autobus, quindi nella prossima commessa pubblica creare le condizioni perché anche a Del Rosso si faccia partecipare nella logica della legalità e ottenere delle commesse. Quindi, se la vogliamo dire tutta, c'è un ritardo vero da parte della politica, e questa non è una novità, però adesso l'avvertenza riparte, c'è una ritrovata alleanza tra lavoratori e imprenditore, adesso faremo, come dire, un percorso per coinvolgere meglio parlamentari regionali e nazionali, perché se arriva il lavoro siamo tutti contenti, noi non vogliamo più vivere di assistenzialismo, ed è arrivato il momento in cui, se l'imprenditore vuole metterci una marcia in più, ci sono nuove condizioni per farlo.